Oggi pomeriggio qua ci sarà un incontro con Libera. C'è un problema di mafia anche nelle società sportive minori? C'è un problema di mafia in generale anche nello sport, nelle società sportive minori, ma anche in alcune di quelle maggiori. C'è un problema anche relativo alle scommesse sportive e agli interessi della criminalità organizzata all'interno di questo mondo. Razzismo, mafia, violenza analizzati attraverso incontri e tanto sport. 18ª edizione dei mondiali antirazzisti a Bosco Albergati tra Modena e Bologna. 168 squadre di calcio, 300 includendo le altre discipline, fino a domenica prossima. Qui a Bosco Albergati ci sarà anche per la prima volta in Italia il meeting dei supporters di 45 paesi europei. Daniela Worms è la loro coordinatrice. Lei è al corrente di quello che è successo a Napoli e a Roma. Come giustifica o spiega quegli episodi da tifosa? In Italia ci sono grandi problemi di dialogo con i supporter. Non si cerca dialogo con loro, si tende a criminalizzarli. Non nego che ci siano problemi, però senza parlare con queste persone non si risolveranno mai. L'Italia ritiene che sia indietro rispetto ai progressi che si è fatti in altri paesi europei? Dove in Europa si è trovato il dialogo anche con i più estremisti, la situazione è cambiata. Non pensa che i tifosi devono fare un'operazione di immagine e mettere in prima linea delle persone che attirino la simpatia dell'opinione pubblica? L'apparenza non è decisiva per un'opinione. I supporters fanno tante cose utili in ambito sociale e caritatevole.